A causa dell'ondata di calore è stata dichiarata l'allerta rossa in 16 regioni della Francia. Più di 19.000 scuole sono state chiuse perché è troppo pericoloso uscire di casa. In Italia si sono registrati dei picchi di temperatura di 46 gradi a Roma e 51 a Foggia. Noi dobbiamo capire che questa non è una situazione di emergenza, questa non è la nuova normalità, questo è qualcosa che peggiorerà se noi non smettiamo la nostra dipendenza tossica dai combustibili fossili, come l'ha definita Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite. Noi sappiamo che queste ondate di calore sono letali. Si stima che per ogni 4.000 tonnellate di anidride carbonica prodotta, almeno una persona morirà. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare per evitare che il mondo vada letteralmente a fuoco. Noi dobbiamo azzerare il nostro consumo di combustibili fossili il prima possibile in tutti i settori e dobbiamo ridurre i nostri consumi. Sappiamo che questi consumi sono insostenibili, non abbiamo materialmente le risorse per poterceli permettere. E dobbiamo iniziare dai più ricchi. Sappiamo che il 10% delle persone più ricche sul pianeta emette il 50% di emissioni. Ho calcolato che nel recente matrimonio di Jeff Bezos sono state emesse più di 10.000 tonnellate, che è l'equivalente di quanto 1.500 persone producono in media in un anno. Noi sappiamo che il surriscaldamento globale è dovuto interamente alle attività umane e quindi questo vuol dire che lo possiamo fermare. È tutto nelle nostre mani, dipende tutto da noi.